Repressione, ribellione! Ma anch'io? Sì, aprimi pagina per pagina adesso. E dai, si può fare un qualcosa di autoprodotto. Ecco qui la fanzine TVR, una delle migliori d'Italia. Fatta da me. Fatta da questo qui che è anche il cantante del Crash Box. Una serie di iniziative che sono culminate nella manifestazione di ieri,
che ha avuto un continuo significato e che ad ogni modo non sarà l'ultimo momento per me di canto del cinema di chi ha sentito questa cosa e che si è visto perdere uno spazio che camminare anche sotto i piedi. Quello che volevo dire comunque è questo, questo concerto che inizierà adesso, al quale va a partecipare tutta una serie di gruppi di tutta Italia, perlomeno di quelli che sono riusciti a contattare in questi giorni, per me ha un preciso significato. Non si tratta del storico concerto come lente siamo stati abituati a dire, o perlomeno come lo vedevamo al virus. Questo concerto ha un preciso significato. È il fatto che, nonostante la Correggio sia stata sgomberata, le attività proseguono. Chiunque pensavo, perlomeno, le autorità che pensavano che con lo sgombero di via Correggio non ci sarebbe stata la possibilità di aggregare gente, perlomeno che tutto si sarebbe sfasciato, di tutte le iniziative a livello di mobilitazioni, di gruppi che suonano, di gente che produce materiale, sarebbero finiti con lo sgombero sul fronte di Gozzo. Questo concerto... Il giornale, 16 maggio 1984. Sfrattati all'alba dalla polizia i punk abusivi di via Correggio, con continui soprusi dettavano legge nel quartiere. Niente, il fatto che tutto non è andato perso e meno male siamo usciti anche oggi a pregare questo... Corriere della Sera, la polizia sgombera i punk dal covo di via Correggio. L'Avvenire, punk fuori di qui, sgombrati da un edificio di via Correggio 18 da anni occupato abusivamente da una quarantina di persone, per lo più punks e tossicomani. We'll be right back.
di occupare altri posti perché qui stiamo molto stretti. Voi non siete punk. Il fatto che un punk, cioè se tu lo guardi bene il punk, parliamoci sinceramente, fa schifo.
Beh, vabbè. Il fatto che un punk, cioè se tu lo guardi bene il punk, parliamoci sinceramente, fa schifo. Queste sono alcune immagini dell'occupazione del Teatro Miele del 5 maggio scorso, stroncata bruscamente dall'arrivo di 12 blindati di polizia e carabinieri 10 ore dopo la nostra entrata. 10 giorni dopo, alle 6:30 di mattina, le forze dell'ordine sgomberavano con violenza una casa occupata da 9 anni, via Correggio 18, e uno dei centri alternativi più attivi d'Europa, uno dei pochissimi spazi autogestiti a Milano, rendendo insopportabile la già drammatica mancanza di spazi vivibili in città. Il loro criminale perverso progetto di annientamento di qualsiasi segnale di ribellione ha distrutto delle realtà, ma non ha intaccato minimamente la nostra voglia di esprimere antagonismo, la nostra voglia di vivere per la conquista di nuovi spazi da autogestire. No, ti giuro, io mi continuo a muovere dal ridere, mi continuo a straballare la testa. Ti giuro, non fatemi ridere, sto ridendo troppo. Piaceri, siamo i vigili dei quartieri.